dobbiamo immaginare la catena alpina come una giusta posizione ininterrotta di stati di passo, che erano collocati a scavalco del confine naturale, cioè di quello che è lo spartiacque principale della catena alpina. Questo è il modello, quindi è un modello che ritroviamo dappertutto, fino al Settecento, nel caso dell'area trentino-tirolese, fino alla Prima Guerra Mondiale, nel caso della Svizzera ancora oggi. La Confederazione Elvetica è l'unico ordinamento statuale che non ha adottato il criterio moderno idrografico dello spazio. E quindi di tutti gli stati alpini è l'unico rimasto che ha mantenuto la nozione di passstadt, no? Di stato di passo, dove i confini non sono definiti dalla natura, cioè cosa vuol dire dalla natura? Vuol dire dalla caduta delle acque, vuol dire dal bacino idrografico o imbrifero, chiamatelo come volete. Perché con l'avvento della modernità la politica degli stati, la geopolitica, no? Definisce come spazio certo lo spazio di caduta delle acque. Dove cadono su un versante, quello è uno stato. Quando cadono su un altro versante, è un altro stato. Così è successo a partire dalla Francia nel 1600, nei Pirenei nel 1659, così è successo nelle Alpi a partire dal Trattato di Utrecht nel 1713. Anche qui sul confine occidentale delle Alpi, quindi non qui, neanche nelle Alpi centrali, ma nelle Alpi occidentali tra Francia e Piemonte. Quindi questo meccanismo del confine naturale sulle Alpi trova la sua prima applicazione col Trattato di Utrecht del 1713. Nell'area trentino-tirolese con il Trattato di Saint-Germain-en-Laye del 1919. Poi nella Seconda Guerra Mondiale sono state fatte ulteriori modifiche, basate su, ma di minore entità.